Tia, ma guarda che botta che mi ha dato, ma mi sei venuto addosso, ma ci stai col cervello? Ma la precedenza era la mia, Ma qual è la precedenza tua? Ma vai senza freccia, ma te metti nella corsia mia senza freccia? Dai, chiamiamo i vigili, vediamo e chiamo i vigili. A parte mi fai vedere intanto la compagnia assicurativa tua. Buonasera a tutti i telespettatori di Easy Driver, siamo Marica e Gino e oggi abbiamo fatto un sinistro nella meravigliosa cornice del Molise. Esattamente, Gino era partito da Roma e all'altezza di Forte San Gallo ha cominciato a andare ad altissima velocità superando ogni limite e ha inchiodato a Falleri 9. Io mi ero fermata sul ponte e ho messo la freccia, mi sono immessa nella mia corsia e Gino mi ha beccata lateralmente. È proprio vero, donna al volante, pericolo costante. Vedi te, mi sei venuto addosso, hai fatto un basso così. È stato un gioco falso, io lì non c'ero, vero che sei la sola, vero. Ragazzi, io penso che Paolo Meneguzzi sia il cantante più fantastico da ascoltare quando si va in montagna. Falso, non capisco perché la gente va ancora appresso a cantanti come Emma. Vero che ti ho ingannata, falso, se non mi credi giuro, il prodotto è molto migliore. Sentite che ritmo, ragazzi. Falso. Oggi non me ne rompi i coglioni che lo porto io al fuori. Senti, dai, lascia stare, esci fuori da sta macchina, non mi fa sbroccare. T'ho detto te no, roba mia. Scendi, guido io, scendi. Hai visto che belli interni, sì? Belli puliti, spaziosi. Chi va là la macchina? Chi la porta dal car wash? Ogni volta che ci metti dentro tutta bella pulita la trovi, senza giornali che mi rovini sempre, mi lasci le peggio riviste là dietro e mi tocca sempre le palle e porto dal filippino, al filippino mi lava pure il vetro, mi lava tutto. Ma state zitto. Te invece devi fare la pedicure, la minicure. E Gaglietta? Chi va a prendere Gaglietta a scuola? Ogni volta ce devo andare sempre io. Te invece perché devi fare la splendida, ti sta tre giorni dal parrucchiere consecutivi, mesh, contromesh e tutto. E invece sta macchina chi la mantiene? Ho firmato io i cambiali, mi pare. Non mi pare che hai firmato te, se non sbaglio. O sbaglio da questo punto di vista. No, non te sbagli, ma mi puoi pure ridimmo. Mi puoi pure rinfacciare cose. Nonostante io la mantengo sta macchina, ma la famiglia mantengo io. Te te mi interessi sto posto, tieni, mettiti dietro. Mi metterò dietro, sei contento? Te chiuderei, guarda, te ci chiuderei qua dentro. Ma sei come un ragazzino. E butterei pure la chiave. Sei come un ragazzino. Vabbè, ma lasciamo perdere, va, lasciamo perdere, che è meglio. Anzi, te butterei dietro come i cani, te butterei. Ma per terra chi ce l'ava? Per terra ce l'avi te, ma non mi pare che ce l'avi te. A casa ci sto sempre io. A cucina cucino io. A stira stiro io. E poi ma se bella ha fatto manco un uovo al tegamino. Non è possibile farla. Ma cerca d'annattere, manco un uovo alla cocca, sai fa. E quella volta che siamo andati in villeggiatura, che sono spariti i bagagli, a chi lo vuoi dire, eh? Ci hanno rubato pure gli interni. Ti è rimasta solo la ruota di scorta. Ecco là che mi si è rotto pure lo specchietto. E secondo voi chi è stata? Rompemelo. 2 più 2 fa 4, raga. È stata mia moglie, chi è stata? Che ogni volta per fare un parcheggio sengarella tutte le altre macchine. Chi ci ha dovuto portare dal carrozziere? Il signor Ignazio qua. Non mi mette le mani addosso, sai? Ma chi te tocca?